Cinefili, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Fuori Casa Cose Appena Viste. Buonasera. Siamo qui al Dream Cinema. Che se ne dica, dopo una giornata, sono un po' ciancicato dalla giornata, se mi avete visto stamattina. L'avete stirato, farei un figurino. Questa citazione dopo. Siamo di qui al Dream Cinema di Frosinone a vedere New Mutants. New Mutants. The New Mutants. Che non sono nuovi capi d'abbigliamento intimo, ma... è il film della X-Century, X-Fox, adesso 20th Century Studios, da quando si è diventata un braccio della Disney. Disney ha rimesso in piedi questo progetto vecchio di 3 anni, annunciato come un cinefumetto a forti tinte horror, ormai, ripeto, 3 anni or sono, quando ancora la Fox era Fox. Fa strano vedere la Fox che non si chiama più Fox e nella presentazione iniziale da un'epoca. E nella presentazione iniziale vedere 20th Century Studios, e praticamente questo progetto poi è arenato tre anni or sono, perché la natura horror dell'operazione era stata scongiurata, accantonata, non si capiva più bene che film doveva essere messo in mano al regista di È colpa delle stelle, mi sembra, una cosa del genere, non mi ricordo il nome, chiedo perdono. Messo in piedi per sbalordire un po' il pubblico che era un po' stanco magari dei cinefumetti tradizionali, soprattutto messo in piedi all'epoca in cui degli X-Men forse ce n'erano stati un po' troppi di film, sì. Perché tra una cosa e l'altra erano arrivati ormai a 9 film, e quindi con Logan finiva un'epoca e con New Mutants doveva iniziare una nuova epoca. Dico prima di lasciare la parola al mio sodale, cioè a Silvio qui presente, dico solo che questo progetto poi doveva avere come punto di forza il cast, e poi sul cast dovremmo spendere qualche parola, perché forse è la ragione d'essere più importante di questo film, perché il cast è formato da giovani ragazzuoli famosissimi presso il pubblico seriale e televisivo, perché vengono da sono attori da serie televisive, ora sbaglierò sicuramente tutto, però sicuramente c'è Stranger Things, sicuramente c'è Trono di Spade, tra le serie televisive che hanno fornito gli attori, quindi poi su questo aspetto torniamo magari. Adesso Silvio invece ci dice cosa ha visto. Allora, abbiamo visto questo nuovo film che, ripeto, come già ha detto il nostro caro maestro, è in ritardo di 3 anni sulla tabella di marcia, cioè nel senso che grazie, gentilissimo, nel senso che purtroppo nel senso, visti gli eventi socio-amministrativi che hanno portato alla scomparsa della scritta Fox dalla 20th Century eccetera, sì, purtroppo sì, che ci vogliamo fare, ma comunque molti piccioli sono volati nella situazione, e quindi c'è questa finestra di 3 anni post Logan, perché giustamente il titolo The New Mutants ci riporta chi è addentrato nei meandri dell'X-Men story a capire che è una nuova generazione, che è qualcosa di nuovo, qualcosa che non si è mai visto, e tale voleva essere, ma secondo me purtroppo già lo dicevo prima, è un pochino fuori contesto ad oggi, però comunque rimane un prodotto valido. Che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto la storia di questa protagonista, che è il film è gira intorno a ragazzi giovani, ragazzi che hanno scoperto da poco il loro potere, e in particolare su questa ragazzina appena sedicenne, figlia di indiana Cherokee, che vive in una riserva, e questa riserva viene spazzata via da non si sa che cosa, e si salva soltanto lei e si risveglia in questa struttura. Allora, la struttura, all'inizio, per chi magari non è molto addentrato, può sembrare una nuova come si chiamava la casa del professore, Winchester, come si chiama, mi ricordo, quindi può sembrare un nuovo posto sicuro, no, per mutanti, ma in realtà poi nel corso del film si scoprirà che non è proprio così.
Quindi questa ragazzina si sveglia, non capisce cosa è successo, sa solo che il padre è morto, si ricorda che il padre è morto, la dottoressa la rassicura, insomma, e comincia questa diciamo questa riunione degli alcolisti anonimi. Ora anche là diciamo, quando la faceva il buon professore, era la, Xavier, era una lezione di scuola, lui stava là, c'aveva sti mutanti intorno che lo ascoltavano, gli spiegava la storia, l'arte, eccetera. Invece in questo film, ahimè, ha il sapore di terapia, ma questo è lo scopo, perché lei è una dottoressa, c'ha il camice bianco, perché lei comunque vuole dare, ripete sempre questa cosa, che loro devono essere curati, che devono essere curati, quindi la mutazione viene sempre vista come una malattia o come qualcosa da debellare e o da controllare. Fatto sta che poi si scopre che lei pure c'ha un potere, quindi insomma, se chi c'è, cioè, tu non... questa scuola, scuola tanto non è. No, a parte che scuola tanto non è, però anche il fatto che lei ha questo potere e tratta altri mutanti, dice no, dovete controllarli, insomma, c'è questo apparente conflitto dentro di lei, ma che poi conflitto non è, insomma, non si capisce bene. Vai, il film va avanti, lei piano piano scopre qual è il potere, non ve lo dico perché comunque ve l'andate, così ve l'andate a vedere. E poi nella fase centrale del film, dopo, diciamo, dalla metà in poi, viene fuori sempre di più l'aspetto horror, cioè quindi proprio la fotografia, le luci, le scene, le facce, le aggressioni, insomma, viene fuori quel piccolo lato horror che è rimasto alla, credo, a precedente sceneggiatura. E quindi lo spettatore medio può avere qualche diciamo, personalmente non l'ho avuto, però insomma, l'obiettivo è quello di magari anche nei più piccoli far venire questo sobbalzo sulla sedia per dire, ah, aspiderina, c'è il mostro, c'è quello, c'è, insomma, ci sono degli aspetti, che ci sono delle musiche in sottofondo un po' particolari, quindi c'è questo aspetto horror che viene fuori, seppur diciamo non troppo marcato, insomma, ecco. Però lì si capisce che l'intenzione deve essere quella, lì si capisce che comunque il fatto che non sia più, che sia un Disney, si è vede, rimasto, insomma, è rimasto, sì, insomma. E vabbè, il film procede, va avanti, ci sono avvicendamenti, c'è anche uno, diciamo, una spruzzatina di vita adolescenziale che viene buttata purtroppo là, senza, così, diciamo, facciamo una scena dove si divertono, boom, e la buttano là, comunque, per dare comunque sostanza, a parte per far sostanza, però per lasciare sempre, per, diciamo, per portare avanti il discorso dell'adolescenza, della giovinezza, della spensieratezza, del fatto che comunque, nonostante i problemi, nonostante diciamo i poteri che non si sa come si devono controllare, nonostante le perdite, perché tutti hanno perso qualcuno in questo film, tutti hanno perso un parente stretto, padre, madre, figlio, Spirito Santo, quindi c'è il lutto, è sempre presente, e la diciamo come questo lutto sia stato maturato dai protagonisti è diverso per ognuno di loro, ovviamente, ma ognuno ha ucciso con il proprio potere, quindi questo ve lo dico subito, così state tranquilli, non vi agitate. E quindi si va avanti, e la storia prende una piega un po' strana, ci sono dei punti un po' strani dentro il film, nel quale non si capisce perché magari la dottoressa sta da sola piuttosto che sta con almeno altre 3-4 persone che gli danno una mano, visto che poi alla fine tutto si basa, tutta la sicurezza si concentra su di lei. Il straordinario aspetto. Sicuramente, perché apparentemente non dorme mai, per farla dormire devono farla dormire con le erbe aromatiche, e quindi non si sa, non si capisce se magari questo potrebbe essere un altro lato del suo potere, il fatto che lei non ha bisogno di dormire, non ha bisogno di cioè è sempre concentrata, è sempre sul pezzo. Si va avanti così, e alla fine, giustamente, il finale, senza, non ve lo racconto, però comunque c'è questo finale roboante con sti mostri giganteschi, e c'è questo combattimento, tutti danno tirano fuori il loro potere, le loro abilità, combattono come, eppure là, diciamo che la sceneggiatura e anche un po', se vogliamo, la regia scricchiola un pochino, perché non lo so, scricchiola, insomma, ci sono delle cose che secondo me, anche perché hanno avuto 3 anni di tempo, potevano, insomma, aggiustarle un pelino. È un buon prodotto, non è il top di gamma, forse non voleva neanche esserlo. È un, secondo me, Se si sa contestualizzare, però io ha il sapore di test, ha il sapore di facciamone uno, non ci spendiamo tanto, vediamo come va, vediamo come esce. Diciamo che dal mio punto di vista
poteva, insomma, bisognava mettere, spenderci qualcosa in più in termini proprio di idee, in termini di fotografia, in termini di coraggio, ma in termini anche di scrittura, in termini di dialoghi. Poi c'è questo amore, diciamo. Adesso non spoileriamo troppo. Vabbè, no? Basta. E giusto, quando esce il film? No, esce questa settimana. Ok, vabbè, andatevelo a vedere, perché comunque bisogna andare a vedere. Sì, questo sempre. Gli attori, i protagonisti, i ragazzi, coraggiosissimi, fanno quello che possono, perché poi sicuramente avranno qualcuno che gli dice quello che deve fare, devono fare, perché sono ragazzi, quindi non hanno ancora una loro personalità maturata con l'esperienza e col tempo, e purtroppo a parer mio molti di loro neanche innata, quindi hanno bisogno di un po' di gavetta, però la faranno. Quindi va bene, detto questo, ripeto, andatelo a vedere, il film non è il top di gamma, ma merita comunque un pizzico di attenzione. No, mi piaceva questo fatto che uscisse questa settimana insieme ad After 2. Sì, After 2, perché noi siamo venuti qui il prequel, Before. Noi siamo di qui al Dream Cinema di pomeriggio, come sempre. Sì, dopo il lavoro. Dopo il lavoro. E abbiamo trovato una bella fila di adolescenti, insomma, motivati, cazzuti, agguerriti, determinati per vedere After 2, che io ignoro che cosa sia assolutamente, però quando vedo... Cioè, per me è lo zero assoluto. Però mi è piaciuto vedere proprio questo insomma... questa fila di persone, cinema, questo stuolo di persone pronte a vedere After 2. E anche nella nostra sala devo dire che c'erano diversi adolescenti, addirittura io quando ho letto 20th Century Studios, cioè, c'era la fanfara della 20th Century Fox, ho detto è finita un'epoca, cioè questa frase ho detto, cioè in 2 ore di film ho detto è finita un'epoca, ma hanno zittito. Quelli davanti sono già... Ma poi loro hanno parlato tutto il film, battuta a non finire, riflessione, cioè io ho detto semplicemente è finita un'epoca, è finita un'epoca, quattro parole ho detto durante la fanfara, ma non zittire. Mi è piaciuta questa cosa, questo atteggiamento agguerrito da parte, insomma, di questi spettatori che, insomma, conoscono, cioè è il vero, e questo voglio dire, quindi sono usciti due film, due prodotti, due offerte audiovisive che hanno un target ben preciso, cioè. E io provo sempre molta ammirazione, stima, interesse quando i cinema si riempiono, perché è ben chiaro che cosa è stato fatto e per chi è stato fatto questo qualcosa. Cioè io quando vado a vedere un film e in un'altra sala c'è 50 sfumature di grigio, di nero, di rosso, di verde, di giallo, e vedo tutte queste signore agguerritissime con le amiche, la pagina 52 me la ricordo, che escono solamente quella volta per andare al cinema, che altre volte fanno altre cose, certo. E quindi poi vanno a mangiare la pizza, insomma stanno insieme, chiacchierano, guardano un film, eccetera. Cioè io sono, anche se io non vedo questa roba, però mi fa piacere che ci sia questa offerta che abbia un target ben preciso. Cioè, ho una risposta, diciamo, da parte del pubblico abbastanza diciamo sostanziosa. Ecco. Sostanziosa. Oh, quindi si sta riempendo ancora, perché ancora c'è gente che entra, esce, benissimo. È trafficato. Però una cosa possiamo dire, Silvio ed io, che noi non siamo il target di The New Mutants. No. Non lo siamo, perché proprio diciamo, i punti deboli della scrittura filmica e della messa in scena sono le cose che magari piaceranno tantissimo al pubblico di riferimento. Se avesse avuto un'anima da B-movie, dove alla fine, tutto si svolgeva attorno alla paura delle proprie paure che prendevano corpo, e c'era un gioco a massacro fra sti cinque che si scannavano, e quindi diventava una sorta di B-movie alla Carpenter, è ovvio che, cioè, il pubblico, diciamo così, che ha visto Trono di Spade, che ha visto Stranger Things, che ha visto tutte le altre serie di cui questi attori sono esponenti, veniva in sala e rimaneva spiazzato dalla svolta B-movie horror cazzuta di film di genere. Assolutamente, cioè sarebbe stata una cosa folle, che a me sarebbe piaciuta, magari a Silvio pure, sì. però il pubblico, diciamo il target, sarebbe stato fortemente insoddisfatto. Quindi io ho torto collo, chino il capo e dico che è un'operazione
riaggiustata dalla Disney per avere una risposta ben precisa da parte di persone che si aspettano determinate cose e che le troveranno, perché probabilmente, faccio un'ipotesi, questo progetto gli servirà alla Disney per portare avanti il discorso, sì, X-Men all'interno della saga Marvel, quando gli X-Men entreranno nella saga Marvel. Quindi è un tassello, cioè hanno trasformato qualcosa che si sono ritrovati tra capo e collo, sì, probabilmente in un tassello che servirà, e quindi forse questo può essere un motivo di interesse per me, che sono interessato a ricostruire tutto il panorama che la Marvel sta portando avanti. Per il resto è un film che io non ho apprezzato particolarmente, soprattutto nella seconda parte l'ho trovato abbastanza convenzionale. Sfida alcune convenzioni, ma in realtà è una, cioè, non completa la già scena. Nel momento in cui vedi come è messa in scena la scena della doccia, scusate il gioco di parole, capisci che in realtà tutto quello che vedremo in termini di sfidare le convenzioni è abbastanza superficialotto. Quindi un film che, beh, non approfondisce assolutamente, no, è un film che va bene che ci sia, fa volume, fa sostanza, può quindi servire per le gare. Può servire per portare in sala il suo pubblico di riferimento, perché sa dialogare con il suo pubblico di riferimento. Di più non so dire, perché è un film che alla fine essere qui, averlo visto con Silvio, averlo ascoltato mentre faceva la recensione dai tempi di Joker, che non ascoltavo il suo parere in sala. Di Tenet come si dice? Vabbè, è stato solo un incipit. Quindi per me la cosa più importante di The New Mutants è aver fatto la recensione qui al Dream Cinema, sui divanetti, nella Lounge Oscar Lunch, c'era spazio con dei, mentre ci sono le scene dei film che hanno vinto l'Oscar qui alla mia sinistra, e mentre alla mia destra ci sono le locandine di Titanic, American Beauty e A Spasso con Daisy. Questa è la cosa più interessante di questa visione. Se voi non avete Silvio, purtroppo rischiate di annoiarvi. Eh certo. Come direbbe anche sua moglie. Detto questo, vi saluto, vi salutiamo, vi abbracciamo. Ricordatevi di iscrivervi al canale. Sì, sì. Di mettere mi piace a questa recensione se vi è piaciuto. Anche, mi piace pure se non vi è piaciuto. Ma anche se non vi è piaciuto. E soprattutto non dimenticate la cosa più importante, che vi direbbe anche Anya Taylor-Joy, che è l'unica che conosco e che stava in Split. Yes. E cioè, quando stava quella. Tacito. E mi raccomando, pedinatemi.